Quanto dirò tra poco nella conferenza stampa relativa alla mia mostra, che si apre domani, mercoledì 7 novembre, qui alla Permanente, ore 18. Ecco, ci tengo a precisare che ho un passato di professionista nella pittura. Io quando ero giovane, ho frequentato anni 50, ultimi anni 50, ho frequentato l'Accademia di Belle Arti di Bologna, dove mi sono anche regolarmente diplomato. Però in parallelo ho pure frequentato la Facoltà di Lettere, e quindi di Bologna, Università di Bologna, e quindi era già il mio parallelismo, il mio destino di seguire due percorsi, arte, arte come prassi diretta e critica teoria come storico dell'arte. Ma nel 62 ho preso una decisione, ho messo a tacere l'attività diretta di pittore e mi sono dato interamente all'attività di docente di storia e critica d'arte fino al momento del pensionamento nel 2010, quindi un mezzo secolo di pausa dell'attività artistica. Poi, andato in pensione, avendo tempo libero, ho deciso, e avvicinandomi ahimè alla fine della vita, ho deciso che non dovevo lasciar cadere del tutto questa mia capacità, e l'ho ritrovata subito, perché succede che per la pittura la stessa cosa che succede, che so io, per il nuoto, per la bicicletta, che se anche uno sta anni e anni senza praticarli, se ci ritorna su un sellino ci sa andare in bicicletta, non è che deve ricominciare da capo. È lo stesso se uno si tuffa in piscina, sa fare delle bracciate, non annega. E allo stesso modo, appena ho ripreso i pennelli, mi sono ritrovato un po' di esercizio, eccetera, ho ritrovato una maestria, diciamo, che avevo. Quindi non sono un dilettante, uno che all'improvviso si dà a fare, eccetera eccetera. Come procedo? Io, anche per mettere in pace la mia coscienza critica, siccome sono stato un sostenitore del 68, quando si era predicata la morte dell'arte a vantaggio di fotografia, installazioni, performance, eccetera eccetera, io ho detto, riconosco che c'è un primato della fotografia. E infatti io adesso mica che faccio posare le persone o non vado in giro col cavalletto, ma mi valgo di foto. Faccio io stesso delle foto col cellulare, o me le faccio mandare dalle persone, o faccio foto di vedute esterne, vedute interne, eccetera eccetera. Però dopo cerco di riaffermare i diritti della pittura, perché la foto sacrifica la consistenza di carni, di barbe, per esempio le barbe, i capelli sono bellissimi, la foto non rende il sapore, la consistenza delle cose, invece la pittura lo può permettere. Cioè, io dico in formula che ho rilanciato il combattimento per un'immagine, come si era detto in una famosa mostra fatta da Carluccio e da Daniela Palazzoli, mi pare nel 72 a Torino. Cioè, in qualche modo c'è la rivincita dello studio di Nadar. Allo studio di Nadar c'è stato il confronto tra impressionisti e fotografi, e in quel momento la fotografia stava crescendo, fino al 68, in cui sembrava avere definitivamente trionfato. Io adesso riconosco che la foto è il mediatore migliore tra me e la realtà, però voglio rimpolpare la fotografia, e quindi c'è un po' la rivincita della pittura.